Vi dico solo questo: 120 milioni di euro per Bonucci più Alessandro dalla Juventus al Chelsea. Ciao ragazzi, bella a tutti dal Gabone. Siamo tornati con questo nuovo video appunto perché il Chelsea di Antonio Conte, gatto morto, ha offerto veramente tanti soldi per assicurarsi due fenomeni indiscussi della Juventus di questa stagione, ma già di quella passata. Bisogna però fare una piccola distinzione economica, perché il Chelsea avrebbe offerto 70 milioni per Alessandro e 50 per Bonucci. Partirei subito da Bonucci perché il discorso trasferimento al Chelsea è un pochino più difficile. Sappiamo che il Chelsea già da qualche tempo ha provato a convincere Bonucci, ma finora non c'è riuscito, proprio perché Bonucci è molto attaccato alla Juventus e molto difficilmente accetterà di trasferirsi, anche nel caso in cui il Chelsea gli offrisse molti più soldi di quelli che percepisce attualmente. Discorso diverso invece per quanto riguarda Alessandro, perché il Chelsea ha sondato il terreno e sembrerebbe che Alessandro gradisce e non poco la destinazione. Ma soprattutto, se la Juventus dovesse decidere di cedere due giocatori così importanti, perché lo hanno dimostrato in tutta questa stagione, quanto si indebolirebbe e soprattutto come potrebbe sostituirli? Io vi dico la mia: secondo me Bonucci non partirà, sarà veramente difficile, a meno che non arrivi un'offerta e un rilancio ancora più elevato dei 70 milioni solo ed esclusivamente per lui, altrimenti il giocatore non si muove. Per quanto riguarda Alessandro, ragazzi, un terzino che la Juventus ha pagato 26 milioni di euro dal Porto gli sta per fruttare una plusvalenza veramente molto importante. Sinceramente, per un terzino mi sembra una valutazione sproporzionata e secondo me la Juventus dovrebbe accettare la proposta, perché comunque sia, stiamo comunque a parlare del secondo terzino più forte del mondo su quella fascia, perché ci sta Marcelo prima di lui e lui sicuramente è il secondo. Però comunque rinunciare a 70 milioni di euro che la Juventus potrebbe utilizzare per rinforzarsi ulteriormente mi sembra abbastanza una stupidaggine. Un'offerta del genere potrebbe non arrivare più. E qui aggiungo, la Juventus ha dimostrato negli anni che fa cessioni importanti e li sa sostituire a dovere, e comunque poi i risultati li porta comunque a casa. Se guardiamo ad esempio alle cessioni di Tevez, di Pirlo, di Pogba e di tanti altri, alla fine sono stati sostituiti e i risultati mi pare che sono sempre gli stessi, perché la Juventus lo scudetto lo vince tutti gli anni da 6 anni a questa parte. E non ci dimentichiamo che tra una cessione e un'altra si è fatta due finali di Champions League in 3 anni. Poi lasciamo stare che le ha perse, ma comunque intanto in finale ci è arrivata. Quindi dico e ripeto, ribadisco la mia: secondo me 70 milioni di euro per un giocatore come Alessandro potrebbe decidere di accettarli. Come potrebbe sostituire la Juventus un giocatore come Alessandro? Con i soldi che gli danno, secondo me sul mercato può trovare veramente giocatori importanti, di prospettiva, interessanti. Sappiamo che Marotta comunque è un direttore sportivo che sa, c'ha l'occhio lungo, come sappiamo tutti quanti. Non me la prende in giro, vabbè, scusate, c'ha l'occhio lungo nel senso che comunque ci sa vede bene e sicuramente, dico sicuramente, troverà un sostituto all'altezza di Alessandro. Quindi le alternative sicuramente non mancheranno. È ovvio che tu vai a prendere un giocatore di prospettiva al posto di Alessandro e non puoi pretendere che sin da subito il giocatore che arriverà farà le prestazioni che ha fatto Alessandro fino all'altro giorno. Però vi ripeto ancora e per l'ultima volta che 70 milioni per un terzino, secondo me sarebbe il terzino più pagato della storia, perché non mi risulta che ci sia stato un terzino pagato 70 milioni di euro. Per cui è irrinunciabile e secondo me deve accettare. Se vi è piaciuto questo video, mi raccomando, lasciate un bel mi piace, arriveranno tanti nuovi contenuti sul mondo del calcio, sul calciomercato, su quello che vi pare, ma voglio almeno 2000 like a questo video. Quindi mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale, ci vediamo alla prossima con un nuovo video. Che ne dite? Fate voi, non lo so, bella!